007 Cavolfiore Mission Impossible. Oggi chiamatemi 007 Mission Impossible. Ebbene sì, mia figlia ha finalmente mangiato il cavolfiore. Vuoi sapere come ho fatto? Ciao, io sono Barbara e ti do il benvenuto sul canale YouTube Fiabe e Ricette. A volte, quando aspetti la mamma che prepara la cena e poi scopri che la mamma sei tu, la faccenda si complica. Allora, come dicono a Spoleto, città d'origine del mio papà, tocca inventarsi qualche cosa che piaccia alle potte. Trovare l'idea perfetta, un giusto compromesso tra gusto e salute. Così ogni tanto, per far felici le mie bimbe, friggo e ora anche senza sensi di colpa. Non ci credi? Aspetta la fine del video. Sciacqua e grattugia un cavolfiore, due carote e una cipolla. Metti tutto in pentola e aggiungi olio evo. Trita due ramette di rosmarino, grattugia un pochino di zenzero. L'elenco degli ingredienti lo trovi in descrizione sotto al video. Sale. Fai cuocere 10-15 minuti circa e mescola spesso. Intanto grattugia del parmigiano, dopodiché fai raffreddare. Prepara del pan grattato e 3 uova. Ora aggiungile alla verdura, il formaggio e il pan grattato quanto basta per avere questa consistenza. In una teglia metti il pan grattato. Forma delle polpettine, così, vedi? Quando l'olio è caldo, immergi le polpette. Mentre friggono, lasciale in pace. Non girarle subito se non vuoi che si disfino. Come dice Gabriele Rapanello, è sua la ricetta. E voilà! Perfette! Quando l'olio è in temperatura giusta, abbassa la fiamma, altrimenti brucia. Ma che belline! Ecco, magari mentre friggi, non ripassare geografia insieme a tua figlia, altrimenti ti escono così. In quantità moderata e con il giusto olio, la frittura non nuoce alla salute e nemmeno alla bilancia. Abbiamo anche il via libera dei nutrizionisti, leggi l'articolo in descrizione al video. La frittura, se fatta a dovere, preserva le proprietà nutrizionali dell'alimento, ha un contenuto moderato di calorie, sazia ed è gratificante e migliora il funzionamento del fegato. I consigli di Deborah Rasio, nutrizionista e ricercatrice universitaria. E così ho fatto felici le mie potte e senza sensi di colpa. Quando sei buono con gli altri, sei migliore con te stesso. Miglioriamo quindi il nostro mondo. Interessiamoci sinceramente agli altri, cercando di renderli felici. Cosa ne riceverai? Un incremento di felicità, soddisfazione e orgoglio di te stesso. Ti accorgerai che fare del bene agli altri non è un dovere, ma un piacere. Fare del bene agli altri incrementa la nostra salute e la nostra felicità. Sai che scaccia anche la depressione? Forza, comincia subito! Già da domani mattina, prova ad interessarti sinceramente agli altri e poi fammi sapere come va. Geografia, il paesaggio, insieme di elementi naturali e di elementi antropici. Ma cosa sono gli elementi antropici? Però questa è un'altra storia.
Seguici, iscriviti al canale YouTube Fiabe e Ricette. Ti aspettiamo per cucinare insieme.